Benvenuti. Usiamo questo tempo di forzato isolamento per parlare di alcuni artisti che sono presenti nella Pinacoteca Civica Marco Moretti, in modo particolare i futuristi e gli aerofuturisti di cui vi dirò la prossima volta. Iniziamo presentandovi il manifesto futurista pubblicato da Marinetti sulle Figaro di Parigi. Il futurismo è un movimento artistico e culturale sorto in Italia nei primi decenni del Novecento. Ebbe grande influenza su movimenti affini che si svilupparono in Europa e in Russia e anche negli Stati Uniti. Pittura, scultura, letteratura, poesia, moda, architettura, cinema, fotografia e cucina. Questa avanguardia si rivolge a tutte le arti, proponendo una visione nuova del mondo culturale caratterizzata da uno stacco netto e violento con il passato. Ecco, questo è il manifesto che viene pubblicato il 20 febbraio 1909, quando il poeta Filippo Tommaso Marinetti lo pubblica appunto sul quotidiano francese Le Figaro. A questo manifesto, che elenca i principi cardine del movimento, ne seguiranno altri dedicati alla pittura, all'architettura, alla poesia, eccetera. Nel 1910 firmarono il manifesto futurista Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini e Luigi Russolo. Questa è un'immagine, una fotografia di Marinetti. Il futurismo è il primo movimento d'avanguardia nato in Italia che rompe l'isolamento provinciale della nostra cultura. I punti chiavi sono l'esaltazione del moderno, la glorificazione del patriottismo, il distacco con la cultura del passato. Non a caso nel manifesto si parla di coraggio, audacia, ribellione. Questo è Umberto Boccioni nel suo atelier. È Umberto Boccioni il principale esponente futurista nelle arti figurative. Altri artisti di spicco del movimento sono Giacomo Balla, Fortunato De Pero, Gino Severini e Carlo Carrà. Ecco ancora Boccioni. I soggetti prediletti dagli artisti futuristi sono le automobili, le industrie, le folle agitate, gli aeroplani, i simboli di una società in rapida evoluzione. Gli artisti futuristi, per rendere l'idea del dinamismo e l'emozione del movimento, tendono a deformare le immagini come se fuggissero via sotto i nostri occhi. Boccioni morirà nel corso della Prima Guerra Mondiale, segnando così una netta separazione del movimento futurista in due parti: la prima fase milanese, antecedente la Prima Guerra Mondiale, la seconda fase, la generazione futurista nata dopo il conflitto, che vede gli artisti concentrarsi a Roma intorno a Marinetti. Ecco, questa è un'altra opera di Balla. Questo è Boccioni, no scusatemi, Giacomo Balla con le figlie nel suo atelier, e questa è conosciutissima, Dinamismo di un cane al guinzaglio. Nel 1929 i futuristi entrano nella seconda fase del secondo futurismo e firmano il manifesto dell'aeropittura, che proponeva una pittura capace di dare le sensazioni del volo. Questo è Fortunato De Pero e questa è una sua opera del 1930 che si intitola Grattacieli e tunnel. Tutti i pittori futuristi successivamente mantengono nella loro arte uno o più elementi dichiarati dai manifesti futuristi, amalgamati ad altri stili pittorici prevalenti e personali. Questa è una fotografia che ritrae
Gino Severini. Gino Severini nasce a Cortona nel 1883 e muore a Parigi nel 1966. Nel 1901 incontra a Roma Boccioni. Nel 1906 si trasferisce a Parigi e prende contatto con la maggior parte delle avanguardie, pur mantenendo stretti contatti con l'Italia e col movimento futurista. Questo è di Severini il suo autoritratto. Severini, che ha saputo unire il dinamismo futurista e la scomposizione e ricomposizione cubista, dal 1921 si dedica ad una pittura che si può definire neoclassica, con quel ritorno al mestiere che connota il dopoguerra. Questo è un suo lavoro dal titolo La modista. Negli anni 40-50 Gino Severini, dopo la crisi religiosa, torna ai soggetti degli esordi. Ecco, questo è sempre Severini nel suo studio. L'opera che abbiamo in Pinacoteca è una litografia e risale a questo periodo, gli anni 40-50. Ebbene, si vedono come, prima di tornare alle origini, Severini innesta i valori dinamici del futurismo in quelli costruttivi del cubismo e come la sua ricerca di perfezione e di modernità continua con realizzazioni neocubiste, neofuturiste e neopuntiniste, dove la luce si fonda con la divisione del colore e il movimento. Ecco. Questa è un'altra opera di Severini e questa è l'opera che noi abbiamo in Pinacoteca, che si intitola Omaggio a Balla. E questo è un particolare di Omaggio a Balla. Questo è Carlo Carrà. Carlo Dalmazio Carrà nasce a Quarneto, vicino Alessandria, nel 1881, muore a Milano nel 1966. Si forma presso l'Accademia di Brera, futurista dei tempi eroici dopo il periodo metafisico con Giorgio De Chirico, sviluppa durante gli anni della guerra uno stile volutamente ingenuo e antigrazioso, ispirato alla solidità plastica dei trecentisti toscani. Questa è una foto d'epoca, questa è un'opera dal titolo Donna al balcone. Lasciato alle spalle il futurismo e la metafisica, Carrà nel 1921 inizia la terza stagione della sua ricerca artistica. Ecco. Nel periodo della maturità artistica, le opere di Carrà sono caratterizzate da tratti essenziali, da atmosfere sospese e senza tempo. Questa è la moglie dell'ingegnere. Ecco, un'altra opera sempre di Carrà, il periodo della maturità. Carrà inizia a incidere nel 1922 e la sua opera grafica è strettamente legata a quella di pittura, animata dallo stesso spirito. La Venere, questa è l'opera che abbiamo in Pinacoteca Moretti, è un acquaforte e ha una dedica in calce scritta da Carrà a Luciano Moretti. Personalissimo e antitradizionale, il segno delle sue incisioni, e anche di questa naturalmente, è duro, pochissimo modulato. Gli aspetti essenziali e solenni raccontano un mondo arcaico, primordiale e schematico, geometrico e melanconico, dove l'umanità sembra sospesa in attesa del giudizio divino. Questo è un particolare della Venere che abbiamo al museo. Nel 1941, in riconoscimento alla sua arte, viene nominato professore di pittura all'Accademia di Brera. Chiudo questa introduzione ai
pittori, agli artisti futuristi che abbiamo in Pinacoteca, con una carrellata di foto anche per connotare un po' i personaggi. Questo è ancora Carrà, questo è il gruppo dei futuristi da sinistra, Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini. Questa è la foto del matrimonio di Gino Severini con Jeanne Forte, figlia del poeta Paul Forte. Testimoni di nozze furono Marinetti con la moglie Benedetta Cappa, anche lei una pittrice futurista, e Apollinaire. Siamo a Parigi il 28 maggio del 1913 e questa è l'uscita del comune della 14ª circoscrizione di Parigi. Ecco, questo è un particolare. Ancora in avanti, questo sono foto un po' sgranate, ma questa è sempre Marinetti con la moglie e le figlie, Benedetta Cappa appunto, le figlie Vittoria, Ala e Luce. Ecco, questo è Giacomo Balla nel suo studio con la moglie Elisa e le figlie Elica e Luce. Questo è sempre Balla che ritrae la bellissima moglie Elisa. Questo è un dipinto particolarmente bello. Ecco. E poi ci sono una serie di immagini di donne futuriste, perché il futurismo ha avuto anche delle artiste futuriste veramente super girl, molto importanti, ma di cui vi parlerò la prossima volta. Per oggi è tutto, grazie.